Vi vogliamo raccontare l'NGM Forward Endurance partendo dalla sua confezione, una confezione che l'azienda italiana arricchisce di una serie di accessori. Vediamo quali sono. Oltre al dispositivo da 5 pollici che mettiamo da parte, nella confezione sono presenti anche una cover tipo flip-on che si applica al dispositivo tramite questo strato di adesivo sulla parte posteriore e che è una cover attiva perché permette di utilizzare il dispositivo sia attraverso la fotocamera posteriore altoparlante di sistema, sia attraverso questa finestra ricavata nella parte anteriore che mostra un'interfaccia specificamente realizzata per fornire notifiche e altro tipo di informazioni in questo riquadro. È una cover che non è realizzata in pelle, ma è un dispositivo realizzato in materiale sintetico con questa parte interna molto morbida che protegge lo schermo e che permette anche di utilizzare il dispositivo in orizzontale quando magari sta guardando un film. Nella confezione ci sono anche un caricabatterie con cavo USB micro USB e un caricabatterie da 2 A, un caricabatterie molto potente, molto utile per ricaricare velocemente la grande batteria integrata dell'NGM Forward Endurance. Gli auricolari sono di tipo Earin, piuttosto standard, non è presente il cavo piatto, però c'è il tasto di risposta sul cavo stesso. I classici manuali di uso e manutenzione e poi dulcis in fundo due cover per lo schermo anteriore che si possono applicare per proteggerlo dai graffi. In ogni caso, lo schermo anteriore è realizzato in Gorilla Glass 3, quindi da questo punto di vista dovremmo stare piuttosto tranquilli. Mettiamo da parte la confezione di vendita, conserviamo il dispositivo, un dispositivo da 5 pollici, dicevamo, misure piuttosto standard, 144 mm per 71 per 10,4 di spessore per un peso di 180 grammi. Non è un peso da poco, ma c'è una spiegazione per questo peso decisamente superiore alla media. Rimuovendo la cover posteriore troviamo questa batteria, una batteria completamente integrata, non rimovibile, da 5000 mAh, molto buona, la durata dichiarata dal produttore è di circa 1000 ore standby. Non possiamo garantirvi che arrivi davvero a 1000 ore standby, ma senza dubbio possiamo garantirvi che è una durata veramente incredibile. Le scelte fatte in fase costruttiva premiano questo approccio e il risultato è che l'NGM Forward Endurance fa davvero dell'autonomia complessiva un suo cavallo di battaglia. Riapplichiamo la cover posteriore. Non vi abbiamo detto, vi abbiamo fatto notare che c'erano due slot per le micro SIM, uno slot per la micro SD, è un dispositivo dual SIM come tutti gli NGM, di fatto dual standby, non è presente nell'LTE ma è in grado di collegarsi alla rete 3G con velocità HSDPA fino a 21 megabit. Dicevamo, riapplichiamo la cover posteriore e diamo un'occhiata alle altre caratteristiche dell'apparecchio. C'è questa fotocamera posteriore da 12 megapixel con flash LED e microfono secondario per la cancellazione di rumori ambientali. Sulla parte posteriore c'è anche l'altoparlante di sistema che risulterà inevitabilmente un po' soffocato quando si appoggia l'apparecchio sul tavolo. Sulla parte sinistra del dispositivo non c'è alcun pulsante, sulla parte bassa c'è il microfono principale e il connettore micro USB, in grado di funzionare anche in modalità OTG, quindi è possibile collegare memorie esterne tramite apposito accessorio al dispositivo. Sulla parte alta c'è il connettore jack audio 3,5 mm standard. Sulla parte destra ci sono il bilanciere per il volume e il tasto di accensione e spegnimento. Sulla parte anteriore la fotocamera da 3 megapixel priva di flash LED, ma comunque piuttosto efficace per scattarsi dei selfie. La capsula auricolare e, nascosti, non sono perfettamente visibili, ci sono i sensori di luminosità e prossimità. Tre tasti capacitivi non retroilluminati per l'interfaccia di Android. Questa è la versione in colorazione blu e presente anche una versione con colorazione bianca. Accendiamo lo schermo, uno schermo a risoluzione HD 1280x720, privo di risoluzione Full HD, ma comunque un ottimo schermo grazie al fatto che è realizzato con tecnologia IPS, quindi ottima leggibilità, buono angolo di visione, non ci sono particolari distorsioni dell'immagine o dei colori quando si inclina il dispositivo.
Diamo un'occhiata a cosa dice C più Z sul sistema, un sistema che monta un processore MediaTek MT6582 quad-core da 1,3 GHz, Cortex A7, realizzato a 28 nanometri, GPU Mali 400 con 1 GB di RAM e 8 GB di storage integrato, abbiamo visto espandibile. Consigliamo di utilizzare un'espansione di memoria micro SD perché basta installare poche applicazioni per riempire la memoria di sistema. La versione di Android installata è la 4.4.2, quindi KitKat. Dalvik è la virtual machine default. È possibile attivare ART se si seleziona un'apposita voce nel menu sviluppatori, attivabile nelle impostazioni del dispositivo. La batteria, abbiamo già detto, da 5000 mAh, davvero eccellente. Sono presenti tutta una serie di altri sensori: accelerometro, giroscopio, magnetometro. C'è il GPS, ovviamente, con funzione anche GLONASS. C'è il Wi-Fi, protocollo BGN. Dell'HSDPA abbiamo già detto, 21 megabit. Non c'è l'LTE, ma sarebbe stato strano il contrario: un dispositivo che punta sull'autonomia, e di conseguenza sarebbe strano impiegare una tecnologia dispendiosa come l'LTE. È un dispositivo che monta una versione pressoché standard di Android, non ci sono modifiche particolari effettuate da NGM all'interfaccia, che comunque è perfettamente funzionante. Le icone sono quelle tipiche di KitKat, quindi una versione ormai vecchia, per così dire, del sistema operativo. Se si vuole, si può utilizzare questa widget fornita da NGM per modificare l'aspetto del proprio dispositivo, quindi è possibile richiamare rapidamente un tema differente. Vedete, cambia lo sfondo, cambiano anche le icone, anche quelle presenti nel drawer mutano di conseguenza. Si può anche modificare semplicemente lo sfondo o le transizioni tra una schermata home e la successiva. Sconsigliamo di farlo perché le impostazioni attuali dell'NGM Forward Android sono tutte votate a massimizzare il consumo della batteria, quindi la scelta di limitare a 30 secondi il periodo di accensione dello schermo prima dello standby e tutta una serie di altri escamotaggi adottati da NGM, oltre alla scelta di un processore che tutto sommato è piuttosto parco nei consumi, migliorano l'esperienza d'uso e aumentano la batteria, la durata della batteria. Ci sono presenti ovviamente di default il browser standard di Android e Chrome, possiamo utilizzare entrambi, ma vi anticipiamo che sebbene il browser standard di Android abbia la ridisposizione automatica del testo, quindi una funzione molto utile per leggere sullo schermo dello smartphone, non ci è piaciuto molto per ciò che riguarda le prestazioni. A volte presenta qualche difficoltà, si muove con un po' di difficoltà, mentre dobbiamo dire che Chrome è molto più rapido, molto più ottimizzato su questa piattaforma, quindi funziona benissimo. Consigliamo di utilizzare Chrome, non ha la possibilità di predisporre automaticamente il testo, ma è molto fluido, vedete, si comporta molto bene, siamo sotto copertura wifi, sta avendo completato il caricamento. Questa è la versione desktop di Repubblica, un sito che tipicamente è piuttosto severo nei confronti dei processori, ma bisogna dire che si comporta davvero bene. Vedete, adesso proviamo a caricare un articolo, vi mostriamo anche come si legge. Vedete, la leggibilità è buona, lo schermo IPS si comporta bene nonostante non sia Full HD, però dobbiamo dire che questo browser è davvero fluido, funziona piuttosto bene, quindi suggeriamo di utilizzare Chrome nell'ultima vita di tutti i giorni. Veniamo al reparto email, è presente ovviamente l'applicazione di default di sistema, la apriamo, funziona piuttosto bene, abbiamo aperto un'email in HTML, vedete, viene mostrata nella sua interezza. Ovviamente quando si apre un'email è possibile effettuare lo zoom in e lo zoom out. Il problema è, vedete, c'è questa sorta di scatti, questa interfaccia non propriamente ottimizzata del dispositivo, che sono soltanto un brutto ricordo quando si utilizza Gmail. Gmail, stessa email visualizzata in precedenza, vedete che è assolutamente fluido, scorrevole. Poiché questa applicazione ormai è possibile utilizzarla con qualsiasi account di posta, purché se ne conoscono i parametri di configurazione, consigliamo decisamente di utilizzare Gmail per consultare la posta, oppure, se preferite, potete provare le molte altre applicazioni per la posta elettronica e gli altri browser presenti nel Play Store. Play Store, ovviamente, è disponibile sul dispositivo. Vediamo la parte telefonica soddisfacente, è presente la consultazione rapida della rubrica, quindi basta inserire l'iniziale di un nome per veder comparire qui su il riferimento in rubrica. Proviamo a chiamare il servizio cliente, vediamo come si comporta, attiviamo anche l'altoparlante di sistema, la capsula auricolare funziona abbastanza bene.
Dobbiamo dire che l'altoparlante di sistema non è magari fantastico, ma è un buon altoparlante di sistema con una buona potenza complessiva, quindi il dispositivo è adatto anche all'utilizzo in caso si decida di impiegarlo in auto senza un viva voce integrato nell'automobile stessa. Vediamo magari come si comporta la musica, così da dare un ulteriore indizio sulla qualità dell'altoparlante. Dobbiamo dire che l'applicazione integrata della musica ha avuto qualche difficoltà a identificare il brano che utilizziamo di solito per testare i dispositivi. L'altoparlante di sistema è di buona qualità, abbiamo già detto, difetta magari un po' di bassi, ma nel complesso si comporta piuttosto bene. E anche in questo caso, se ci rivolgiamo a Play Music, l'altra applicazione Google per ascoltare la musica, vedete il brano è esattamente lo stesso, ripescato nella stessa posizione nella memoria. In questo caso viene riconosciuto direttamente la riproduzione analoga, quindi anche in questo caso, se preferite, potete utilizzare Play Music per ascoltare la musica. Vediamo come si comporta il reparto video. Lanciamo VLC, il dispositivo è compatibile con i formati DVX, non legge però le tracce AC3 di default, non riesce a gestire i video in risoluzione 4K, non si può chiedere di più a questo processore, non ci sono problemi con l'audio, anche se vedete va incontro a dei blocchi perché non riesce a gestire l'enorme quantità di dati che comprende un video 4K. Vedete, non c'è modo di farla funzionare, ma noi torniamo indietro e vi mostriamo come invece un video in risoluzione Full HD, quindi 1080p con traccia audio AC3, non ha nessuna difficoltà di utilizzo. Vedete, non ci sono problemi, la rappresentazione è buona, lo schermo tra l'altro è di buona qualità, quindi si vede davvero bene. Dobbiamo dire che da questo punto di vista, anche grazie alla cover che abbiamo visto nella confezione che permette di utilizzarlo in modalità orizzontale, è un dispositivo molto interessante sul piano multimediale. Proviamo a vedere come si comporta Asphalt 8, l'applicazione di gioco che quando viene installata non rende disponibili di default i dettagli al massimo. Noi l'abbiamo forzata per arrivare al massimo dei dettagli. Vi possiamo anticipare che questo non è un dispositivo votato esattamente al gaming, ma si difende piuttosto bene. Il processore Cortex A7 è con la Mali 400, è una vecchia conoscenza. Proviamo a vedere come si comporta. Ovviamente abbiamo un po' di spot che dobbiamo eliminare, iniziamo la gara, c'è qualche frame perso qua e lì, ma nel complesso ci si muove piuttosto agevolmente, anche con i dettagli settati al massimo. Chi preferisse guadagnare qualche frame può ovviamente impostare i dettagli su qualità media. Un attimo di attesa per completare le procedure di caricamento e in seguito quelle di partenza. Vedete che sono presenti comunque tutti gli effetti in questo momento. C'è qualche frame perso qua e lì, ma nel complesso il dispositivo si comporta piuttosto bene. Vedete, comunque sono presentati tutti gli effetti a schermo. Magari usciamo da questo gioco e torniamo alla nostra schermata home. Vedete, si comporta comunque abbastanza bene. Veniamo allo schermo e alla fotocamera. Dello schermo abbiamo già parlato. Uno schermo con tecnologia IPS, si comporta bene, i colori sono rappresentati correttamente e lo stesso più o meno si può dire della fotocamera. Vediamo qualche scatto effettuato col sensore posteriore. Gli scatti di giorno, vedete questo tramonto con presenza di chiaroscuri molto importante, allarghiamo l'immagine per mostrarvi che i dettagli sono piuttosto ben colti, nonostante ci si fosse molta differenza fra questa parte illuminata in cielo e questa parte in ombra dietro la collina. Vedete, ci sono comunque buoni risultati anche sul profilo della montagna e discreti risultati anche nel cielo, magari pecca un po' di gamma dinamica complessiva.
Buone foto quando vengono scattate in piena luce. Guardate questa macro realizzata, davvero si vedono benissimo tutti i dettagli del legno, quindi davvero un buono schermo e una buona fotocamera. Ovviamente il limite principale del dispositivo è quando si scattano foto alla sera, niente di tragico, ovviamente stenta un po' di più. Questa è una foto realizzata, quando era già tramontato il sole da un po', una foto ben realizzata, comunque si vede abbastanza bene quasi tutto, non ci sono grossi problemi. Ovviamente c'è qualche difficoltà in più rispetto all'utilizzo nel corso della giornata. I video sono di buona qualità, vediamo se riusciamo a trovare un video tra quelli girati. Video in risoluzione Full HD, eccoli qui, proviamo a vederne uno, è un video, dicevamo, in risoluzione Full HD, buona la messa a fuoco continua della fotocamera, quindi si comporta davvero piuttosto bene. Siamo rimasti soddisfatti da questo dispositivo che, facendo parte della fascia media, in questo momento ha deciso che non vuole funzionare il video. Pazienza, comunque vi possiamo garantire, li trovate comunque poi allegati alla recensione, che si tratta di video, di discreta qualità e l'autofocus funziona piuttosto bene. Siamo arrivati un po' al termine della nostra rassegna di questo apparecchio. L'ultima cosa di cui vogliamo parlarvi è l'autonomia. L'autonomia di questo apparecchio è veramente interessante. NGM ha fatto un ottimo lavoro scegliendo il giusto connubio fra l'hardware e la batteria installata, 5000 mAh. Anche facendone un uso, piuttosto intensivo, si riesce tranquillamente ad arrivare a 2 giorni continui di utilizzo. Dobbiamo dire che sembra davvero che non finisca mai la batteria, le prestazioni che è in grado di fornire sono davvero ottime, e di conseguenza, l'obiettivo di NGM di realizzare un prodotto che tutto sommato è compatto, non è particolarmente ingombrante, che ha un peso contenuto, siamo sotto i 200 grammi, 180 grammi, e ha delle linee, comuni a quelle di molti altri dispositivi Android, con però un'autonomia davvero importante, è perfettamente riuscita. Quindi missione riuscita, complimenti NGM. Il prodotto viene venduto a 199 € sul mercato, sono già presenti magari in giro qualche offerta, anche se è un prodotto che è appena sbarcato, sul mercato, quindi, bisognerà aspettare qualche settimana per vedere i listini assestarsi su cifre inferiori a quella, di default, 199 €. Ci pare comunque una richiesta sensata, anche in virtù del fatto che il parco accessori di default presente nella scatola è davvero ampio, diciamo che questo dispositivo, mette sicuramente, una toppa agli eventuali difficoltà che tipicamente i dispositivi dual SIM presentano, quindi un'autonomia scarsa. Siamo rimasti soddisfatti, è un dispositivo che si comporta bene nella fascia media a cui appartiene. Per oggi è tutto, ci rivediamo presto alla prossima recensione su telefonino.net.